Io credo che potremmo cominciare subito con il programma, dando il benvenuto per anzianità, ma certamente non per spirito, a un altro ospite che manca dalla radio e dalla televisione da molto tempo. Io mi avvicino e vado con piacere a salutare il maestro Pippo Barzizza. Allora, ecco. Questo si diceva è un programma improvvisato, nel senso che noi abbiamo coinvolto tutti gli addetti ai lavori, compresi il maestro Barzizza, compreso Nunzio Filocamo, ma non abbiamo detto loro quello che erano demandati a fare, quello che venivano a fare. In realtà si spera di fare una festa come tra vecchi amici, cercando di fare quello che uno sa fare. Lei mi pare che non sapesse cantare. Oddio, stonato non ero, ma non ero un cantante, certo. Oggi cantano peggio di me, oggi ce n'è tanti che cantano. Ma certamente il maestro Barzizza era proprio un grande direttore d'orchestra, diciamo che era uno dei capi, dei leaders dei due partiti. Eh sì, erano i due partiti, erano Barzizza e Angelini, naturalmente. Laddove Barzizza era il più americano, va. Dietro questo sipario c'è l'orchestra della radio italiana, nonché della televisione, pronta tutta per lei a dirigere, come vedete, tutti amici. Ecco, pronta ad essere diretta. Mi pare che lei cominciava con una piccola sigletta. Vuole che l'accompagni al pianoforte? È la prima sigla quando sono entrata alla radio. Prego. Allora, la sigla dell'inconfondibile. Qualcuno già vedo che si commuove, perché sentirà le note di questa sigla del maestro Barzizza. Thank you.